E Brian sarebbe il preferito della situazione? Quello buono e saggio? Signori, quel cane è un animale! Cioè, sì, nel senso, quell'altro senso. Benvenuti su Watch Mojo Italia per una top 10 cose peggiori fatte da Brian Griffin. Abbiamo visto Peter, peggio mi son sentito con quel sadico di Stewie, ma va a finire che la voce della coscienza sotto forma canina del cartone risulta essere il più dissociato, viscido e malato di tutti, il che è un bel traguardo per un cartone come questo. E considerate che considererò soltanto le malvagità del Brian originale, niente futuri alternativi o cloni. Alla numero 10, l'aver uccidato Rupert. Bene, iniziamo con un omicidio alla decima. Dio santo, dopo che cosa c'è? Un genocidio di massa? Beh, allora, l'omicidio così in basso, perché non so se conti tecnicamente l'omicidio di un peluche. Ma è stato comunque un atto di pura cattiveria. Per gelosia nei confronti del giocattolo, al quale Stewie riservava più attenzioni. Delitto passionale, insomma, ma le attenuanti non sono una scusa. Quantomeno si redime aiutando il bambino a spargerne le ceneri. Playing second fiddle to that bear. He's not even real. E comprandogliene uno nuovo di zecca, malatto di per sé, dà una chiara idea di che razza di sociopatico sia in realtà quel cane dall'aria onesta sotto sotto. E peggio verrà. Infatti alla 9 si conferma un infame raggiratore. Oh, come on, Brian, don't do that. Don't cry, be a man. Riuscendo a impietosirlo nell'episodio Brian il professionista, nel quale si è spaccato tutti i denti, coi soldi del Quag si rifà la faccia e, secondo le ovvie logiche dei Griffin, dopo 3 minuti viene notato da un imprenditore che gli fa: "Ehi, sei tu il cane giusto, vendi queste case per me." Certo, sicuramente. This is a dump! Well, maybe it's still got a nice ocean view. The harbor is poison. Per qualche motivo il ringraziamento per Quagmire è una specie di catapecchia orrida che gli vende per accumulare contratti, evitandolo poi di conseguenza perché possa così richiedergli un risarcimento. Riuscire a far sembrare Quagmire simpatico e degno di empatia è una prova non per pochi, direi. E alla numero 8, una relazione da denuncia con Tori. Ovviamente, e quel che cucca di più a Coag è un cane, mi sembra giusto. Donnaiolo di prima categoria non è esattamente anche un vero galantuomo. Galantcane. Yeah! I rescued him from the pound. Tipo quando scopre che Tori è in realtà sposata con un Navy Seal. Il piano di Brian dunque è fingersi un cane. Fingersi un cane? Aspetta, per continuare ad andarci a letto di nascosto. Concentriamoci su quanto impietoso sia il comportamento di quel raggiratore di Brian, che ammalia le donne fino a quando gli conviene, ma poi quando la situazione si fa grave non ha il coraggio di mostrarsi per quel che è, ossia un uomo cane parlante. Alla numero 7, un'altra relazione da denuncia, stavolta con Kate, e continua ad ammaliare le donne con i metodi più vergognosi, come quando si presenta a questo incontro al buio con una ragazza cieca, Kate, che odia i cani e quindi decide di farsi passare per un uomo. I'm just not really a dog person, I guess. Oh, yeah, me neither. Dog people can get pretty annoying. Cerca e riesce anche a stupirla con subdole tattiche da seduttore, tipiche di un Labrador. E Kate ovviamente gli crede. Quel bendaggio era perfetto, voglio dire, chi l'avrebbe mai capito che è un cane in realtà? Ma come? You screwed up, Brian. Alla fine l'inganno viene svelato e sarebbe stata anche una bella e giusta lezione, se solo poi Brian non cerchi di raggirarla di nuovo nel finale con una voce finta. Eppure uno stalker. E alla numero 6 è anche un pessimo padre di famiglia. Chiaramente con tutte queste scappatelle è chiaro che Brian... Ma si quando Brian scopre il lavoro figlio del povero Dylan a Disney Channel, usandolo come tramite, entra nello show, ne diventa il capetto iniziando a licenziare gente, a fare quello che vuole desidera. E soprattutto a rubare la Coca-Cola. I thought they were anybody's Diet Coke. They're for work. I work at home. Detto questo, Brian si dimostra un vero cane. No, a fare il padre, tra l'altro usando il figlio come materiale per il suo libro mai finito, è un egoista schifosissimo, signore. You're a terrible father. I never want to see you again. E alla numero 5, la tentata violenza su Lois. E qui andiamo sulle cose pesanti. Quelle da galera, nella zampa della morte. Capito, no? Braccio della morte, è un cane, la zampa. Brian è sempre stato attratto anche da un'altra donna, Lois. Quando il rapporto tra Lois e quel deficiente di suo marito peggiora, tac! Oh my God, Brian, no! L'insidiosa bestia passa il limite. Ora non solo disonesto e meschino, è anche pervertito e violentatore. Viene bloccato un attimo prima che la situazione degeneri, ma poi mi dite che Quagmire è uno schifoso?
In confronto a Brian risulta un angioletto per Diana. E alla numero 4, un infettatore menzognero. Eh? Sì, aggiungiamo alla lista anche spargimento di virus nella totale consapevolezza dell'atto. Stewie vuole cementare la loro amicizia con un patto di sangue. Brian accetta, pur sapendo di avere il virus dell'herpes, e quindi attaccandoglielo. Non si capisce bene perché lo faccia. La sua mente malata è imperscrutabile. Gelosia? Vendetta? No. Probabilmente è solo perché è un dannato figlio di una cagna. Un infame come pochi se ne son visti nella storia della TV. E devo dire che l'effetto per fare l'herpes sulle loro facce è fatto benissimo. Si vede che ci si sono impegnati a lungo per giornate intere. E alla numero 3, un manipolatore senza ritegno. E fa anche finta di occuparsi di Stewie, capito? Quando scopre le condizioni in cui versa l'asilo frequentato dal bambino, va per denunciare la maestra, soltanto che poi... Excuse me, are you Miss Emily? Yeah, hi, who are you? Brian. Il resto dell'episodio lo passa ignorando le sofferenze di Stewie e degli altri bimbi, solo per riuscire a portarsi a letto anche quest'altra tipa. I finally have a date with Miss Emily tomorrow, and I'm not gonna let you or anybody else get in my way until I have seen every inch of her naked. Quando poi lei non gli ci sta, allora la denuncia alla polizia. Cioè, ragazzi, non so se ci siamo capiti, adesso noi ridiamo e scherziamo, ma di che stiamo parlando? What you did to these kids? There is a special place in hell for people like you. È la numero 2. Assassino a sangue freddo. Su un battello con dei mafiosi, Brian e Stewie iniziano a massacrare tutti quanti. Brian all'inizio è un po' diffidente, ma dopo qualche secondo ci prende gusto. E ti pareva, sadico bastardone? Ne ammazza una ventina. Oh, this is like a video game. E dopo, per nessuna ragione apparente, prende e spara un cameriere sul battello che passava di fronte. Ormai preso da questa furia sanguinaria incontrollabile, con un sorriso che la dice lunga sullo stato mentale di quel pazzo furioso di un Labrador. Il cane è poi messo alle strette, ma per fortuna sua entra di nuovo in gioco la logica dei Griffin. That's for shooting one of our guys! Cosa significa? E alla numero 1, il suo atto di eroismo, come lo chiama. Questa definizione di eroismo però è un po' rivedibile. Chiaramente eroico quando si tratta di salvare una giovane donzella in pericolo. Lo vediamo cercare di tirar fuori dall'acqua la sua macchina prima che affondi. Quando poi però quella gli urla di come debba salvare anche suo figlio all'interno, capito, per sbaglio ovviamente, Brian si fa sfuggire la vettura, condannando le due povere vite a morte certa. Insomma, partito da amabile personaggio side con la testa sulle spalle, ormai sembra essersi devoluto verso uno stato animale, pur essendolo, sì, già in partenza. Oh, 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 slipping, sorry! Nella più egoista e meschina delle creature. Anche quando ci stanno delle vite in gioco, pensa solo a come portarsele a letto. E se non può, è finita. Per usare un aggettivo che direi è azzeccatissimo, una vera canaglia. Allora, piaciuta questa lista? Date un'occhiata anche a queste altre top 10 a tema Griffin e iscrivetevi al canale. Ci vediamo domani per un'altra top 10. Ciao.